Enel Radio. Bentrovati da Camilla Orsini. Oggi, per chi non lo sapesse, è il Dante Dì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Ed è proprio oggi, perché il 25 marzo è la data che gli studiosi riconoscono come l'inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia. A 700 anni dalla morte del sommo poeta, oggi vogliamo celebrarlo nel nostro piccolo, insomma, con le espressioni, i modi di dire, i proverbi che Dante ci ha lasciato in eredità. Abbiamo al telefono con noi, per fare questa incursione nel vocabolario dantesco, Marco Biffi, responsabile del sito web dell'Accademia della Crusca. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito. Allora, alcune delle parole che noi tutti usiamo ancora oggi derivano proprio dal lessico dantesco e non tutti ne sono a conoscenza, ovviamente. Ci puoi fare qualche esempio così per cominciare? Innanzitutto, non è che proprio tutte le parole che usiamo oggi che sono legate a Dante vengono da Dante. Dante utilizzava il fiorentino trecentesco. Il fiorentino trecentesco è la base di partenza della lingua italiana e quindi naturalmente alcune parole, che sono molte parole che usa Dante, sono in comune con le parole che usiamo oggi, ma non è per forza necessariamente legata a Dante. Invece ci sono naturalmente delle espressioni magari che sono più strettamente legate a Dante, in particolar modo a Dante della Divina Commedia, perché che è quello che poi è entrato maggiormente nella coscienza culturale degli italiani, un po' di tutti gli strati sociali, perché è vero che è una lettura prevalentemente di chi ha un certo grado di istruzione, ma è anche un testo che ha avuto larga fortuna a livello popolare. Per esempio nelle campagne toscane spesso si leggeva, si recitava Dante a famiglia, quindi questo è un fatto sicuramente importante. Tipo, che ne so, bel paese, bella persona. Poi ci sono espressioni, no? Tipo, appunto, diventate, vengono usate proverbialmente quasi, e anche nelle conversazioni così informali tra amici, no? Tipo, volci così colabbe, si può, ciò che si vuole, più non devo andare, pure senza infamia e senza lode. Ecco, insomma, cosa fatta capo a. Sono tutte, diciamo, espressioni che in qualche modo sono entrate nella lingua italiana e sono state rafforzate grazie proprio all'uso dantesco. Ma com'è possibile che queste parole resistano al tempo attraversando secoli e generazioni intere e che rimangono soprattutto sempre attuali? Ma allora, poi come dicevo, è legato al fatto che la lingua di Dante, intesa sia come lingua che Dante ha utilizzato, ma anche lingua che poi Dante ha contribuito a diffondere, è la base dell'italiano. E l'italiano è una lingua conservativa da questo punto di vista, cioè qualunque italiano, anche contemporaneo, può leggere con un po' di sforzo, ma tutto sommato neanche con eccessivo sforzo, i classici del Trecento, appunto la Divina Commedia, ma anche Boccaccio, il Decameron, cosa che ad esempio non si può dire per gli inglesi, che insomma già trovano difficoltà a leggere Shakespeare e a maggior ragione trovano difficoltà a leggere testi più antichi come Geoffrey Chaucer, nei racconti di Canterbury. Un po' è questa continuità. La lingua italiana è molto radicata nel suo passato, è conosciuta. E poi anche il modo in cui viene appresa la lingua italiana, che per molto tempo, fino a pochi anni, insomma, pochi anni recenti, è stata soprattutto imparata anche grazie ai classici della letteratura, Manzoni, ma anche Dante, che come si sa, insomma, è una lettura piuttosto radicata nella scuola superiore del nostro paese. Le parole di Dante, che immagine ci riportano alla mente di questo poeta e soprattutto perché è importante aver istituito e celebrare il Dante Dì? Dante è ormai considerato padre della lingua italiana, da questo è un concetto che andrebbe un po' ridimensionato, però è vero che ha una sua importanza, è il primo che ci lascia delle riflessioni importanti sull'uso del volgare, cioè quindi in varie opere, nel De Vulgari Eloquentia, nel Convivio, lui dà proprio, cioè, fa delle riflessioni su come debba essere questo volgare, su come debba essere utilizzato, quindi dà una spinta molto importante all'uso di questa varietà in rapporto al latino. E poi soprattutto grazie a questa opera, insomma, questa grandissima opera che è la Commedia,
che è un'opera piena a tutto tondo, anche per quanto riguarda quelli che modernamente si chiamano i registri della lingua. Ecco, questa forse è una delle forze maggiori della lingua di Dante, che in un'opera così, che è poetica, con la terzina, che si ricorda, che si impara bene a memoria, ha una gamma amplissima di registri. Nell'inferno si trovano parole di vario tipo, anche parole basse, parole in qualche modo sono connotate regionalmente, espressioni rudi, no? Cioè, ha fatto molta impressione che quando l'Accademia della Crusca ha iniziato la sua iniziativa di quest'anno, per l'anno dantesco, di una parola di Dante fresca di giornata, in cui vi propone una parola ogni giorno, una delle prime parole che sono state proposte è stata merda, e questo mi ha creato tutta una discussione. Invece, questo secondo me è abbastanza sintomatico di cos'è la lingua di Dante. La lingua di Dante è una lingua che copre il vissuto umano da tutti i punti di vista, dal basso e dall'alto, e quindi questo secondo me è una cifra importante. Grazie Marco per questa spiegazione. Purtroppo il nostro tempo termina qui, quindi ringraziamo ancora una volta Marco Bifi, il responsabile del sito web dell'Accademia della Crusca, per questo punto della situazione. Grazie mille Marco, alla prossima e buon Dante Dì allora. Buon Dante a tutti e grazie ancora, arrivederci. Enel Radio.